La fantasia sbarca nel comune di Terranova Sappominulo. La giovane scrittrice taurianovese Marzia Matalone, autrice del libro fantasy tutto made in Calabria dal titolo La profezia del quinto vertice, la prova dei quattro, ha infatti presentato la sua opera d'esordio presso la sala consiliare del municipio della piccola cittadina. Una scelta dettata da un feeling particolare, dato che proprio Terranova era già stato prescelto come set di alcune delle scene incluse nel book trailer del libro. Un evento interessante, partecipato, e una prova in più di come la comunità pianigiana appaia particolarmente sensibile di fronte ad iniziative originali in cui la cultura e l'immaginazione sono le principali protagoniste. Certamente una grande soddisfazione sia per l'autrice, che ha così avuto modo di interagire con il pubblico, coinvolgendo anche i lettori più giovani, sia per le persone intervenute. La prima volta che io presentai, diciamo, questa idea alla casa editrice, che è la Città del Sole Edizioni di Reggio Calabria, e sono felice comunque di essere riuscita a convincere l'editore della validità di questo progetto, in quanto dietro alla fiaba, dietro alla favola, c'è sempre un progetto, c'è sempre una verità di fondo, e la mia verità, diciamo, il mio obiettivo era proprio quello di proporre a noi calabresi, ai calabresi stessi, soprattutto ai più giovani, una prospettiva differente nei confronti della nostra terra, perché proprio attraverso i libri è possibile aprire delle prospettive nuove, quindi è possibile anche guardare con occhi diversi ad una realtà che magari è sempre sotto gli occhi, no, quotidianamente, e che non ti viene mai in mente di considerare da un altro punto di vista. La serata è stata introdotta dal sindaco Salvatore Foti, che ha subito accolto il progetto proposto dalla Matalone, esprimendo la propria convinzione in merito all'importanza di eventi culturali di questo genere, al fine di dimostrare la vicinanza delle istituzioni civili ai talenti figli del nostro territorio. Una serata all'insegna della cultura, dunque, ma anche e soprattutto dei giovani, dal momento che oltre alla scrittrice 26enne, anche il moderatore Francesco Luci e Concetta Giovinazzo, relatrice laureata in lettere classiche, nonché la giovane regista del book trailer Antonella Sicali, hanno partecipato al progetto mettendo a disposizione le proprie abilità e competenze. Un invito ad osservare la realtà con altri occhi, ad accostarsi alla Calabria da una prospettiva radicalmente diversa, ma anche e soprattutto un progetto che continua e che mette in risalto la reale capacità di cooperazione tra i giovani calabresi, con l'augurio che il viaggio di Metide prima o poi diventi il viaggio di tutto il popolo calabro, e non solo, allo scoperto della propria identità.